Parliamo oggi dei Vangeli apocrifi. Cosa sono i Vangeli apocrifi? Quando sono stati scritti? Chi li ha scritti? Noi cristiani possiamo leggere i Vangeli apocrifi oppure sono vietati? Contengono qualche mistero occulto? Perché sono stati nascosti? Come si può fare per leggere i Vangeli apocrifi? Benvenuti a questo approfondimento al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Oggi tratteremo i Vangeli apocrifi. Se siete interessati ad approfondire questo tema, seguite fino alla fine, dove ci saranno anche alcuni piccoli esempi pratici di Vangeli apocrifi. Cosa sono i Vangeli apocrifi? Sono dei Vangeli, innanzitutto. Sono quindi dei racconti religiosi che ci parlano di Gesù, in modo simile ai Vangeli che noi abbiamo anche nella nostra Bibbia, nel Nuovo Testamento. Però questi non sono stati accolti nella Bibbia perché non sono stati riconosciuti come autentici, come veri. Non sono stati riconosciuti come testi ispirati dallo Spirito Santo. Il nascondimento di questi Vangeli apocrifi, appunto Vangeli nascosti, ha destato molta curiosità, soprattutto per questo alone di mistero, forse l'idea che ci fosse qualche complotto, chissà che cosa hanno voluto tenerci nascosto, chissà quali verità non hanno voluto farci conoscere sulla vita di Gesù. In realtà, dobbiamo dire con onestà, i Vangeli sinottici sono arrivati a noi in che modo? Grazie alla Chiesa. È stata la Chiesa, di fatto, l'unica a raccogliere e a conservare e a portare fino ad oggi questi testi che ancora possiamo conoscere e possiamo leggere. Allora perché sono chiamati Vangeli apocrifi, Vangeli nascosti? Perché le antiche comunità in cui venivano usati questi Vangeli li tenevano in modo segreto, tenevano questi insegnamenti come una dottrina segreta, a differenza dei Vangeli autentici che erano divulgati a tutti e conosciuti da tutti, questi venivano tenuti di nascosto in piccole comunità. Possiamo dire dei Vangeli esoterici in un certo modo. Ma cerchiamo di capire allora perché questi Vangeli non sono stati accolti nella Bibbia. E innanzitutto proprio perché non sono stati riconosciuti come autentici, ovvero troviamo in essi delle storie che non corrispondono a quello che veramente Gesù ha fatto e ha detto. I Vangeli canonici sono quelli più antichi, quelli scritti da persone che sono vissute con Gesù, che lo hanno conosciuto. I Vangeli apocrifi, invece, sono testi che sono stati scritti a distanza di molto tempo, in alcuni casi anche molti secoli successivamente alla nascita di Gesù, e quindi sono spesso racconti fantasiosi. Ma un'altra ragione molto valida, a cui già accennavo precedentemente, è che questi Vangeli appunto sono apocrifi, cioè erano dei racconti riservati a delle élite, a delle persone elette, delle piccole cerchie di persone che conoscevano la verità, gli illuminati. Ma non è questo il Vangelo, non è questa la verità di Gesù che ha annunciato apertamente la sua parola per tutte le persone che hanno voluto accoglierla. E quindi non è possibile un Vangelo che sia riservato a pochi, ai migliori. Il Vangelo è annunciato a tutti. Eppure, nonostante questo, non vanno assolutamente disprezzati i Vangeli apocrifi. Sono Vangeli importanti, anche se sono pericolosi. Sono importanti perché comunque ci trasmettono il modo in cui alcune comunità, anche antiche, vivevano la loro fede. Ci sono inoltre alcuni Vangeli sinottici che contengono informazioni preziose anche per il cristianesimo, come vedremo tra un attimo quando parleremo del protovangelo di Giacomo. Eppure dobbiamo riconoscerlo, sono anche Vangeli pericolosi. È vero, è così, perché uniscono insieme a degli eventi veri, dei racconti anche di cose false. In questo senso possiamo dire, è anche vero che i Vangeli apocrifi continuano ad essere apocrifi, cioè
non c'è un vero interesse nel promuovere la conoscenza di questi Vangeli. Perché? Perché può essere appunto molto pericoloso se vengono presi per veri da persone che non sanno distinguere il fondamento storico dalla fantasia. E noi cristiani possiamo leggere questi libri? Ma certo che sì, non sono vietati assolutamente. E tra l'altro il luogo migliore per trovare questi libri è proprio nelle librerie e nelle biblioteche cristiane. Ma ora, anche se in modo molto sintetico, ecco, voglio indicarvi alcuni tra gli apocrifi più famosi e, se vogliamo, anche più interessanti. Fra tutti i Vangeli apocrifi, il primo che suggerisco anche eventualmente per una lettura, e chissà che magari una volta lo possa leggere anch'io per voi, sarebbe interessante. Con la coscienza che non è un Vangelo canonico, però interessante lo stesso. Raccoglie, per esempio, i racconti dell'infanzia di Santa Maria. La Chiesa non l'ha accolto tra i libri canonici, ma noi celebriamo la festa dei santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù, i genitori di Santa Maria. E dove sta scritto? Proprio nel Protovangelo di Giacomo. Quindi è un racconto molto interessante anche per conoscere qualcosa di più riguardo a Santa Maria. Un altro dettaglio interessante può essere, per esempio, il racconto dello pseudo Matteo, appunto pseudo perché non è il vero Vangelo secondo Matteo, però un Vangelo in cui troviamo il dettaglio che al momento della nascita di Gesù, in una grotta, vicino a lui c'era il bue e l'asinello. È entrato in tutti i nostri presepe. Da dov'è che arriva? Allora, dallo pseudo Vangelo di Matteo. Anche questo, Vangelo apocrifo interessante. Altro Vangelo apocrifo interessante, e questa volta proprio anche per portare un esempio della pericolosità degli apocrifi, il Vangelo secondo Giuda, un Vangelo attribuito a Giuda, il traditore. Naturalmente non è stato lui a scriverlo, è un Vangelo falso, però può essere interessante leggere questa storia. In questo Vangelo si descrive Giuda come un illuminato, uno che ha conosciuto Gesù meglio di tutti gli altri apostoli. Secondo questo Vangelo, tra l'altro, un grave fraintendimento di questo Vangelo è pensare che sulla croce non sia morto veramente Gesù, ma solo le sue sembianze. Gesù, la sua persona, il Signore Gesù Cristo, aveva già abbandonato queste sue sembianze precedentemente. Sulla croce, quindi, non muore Gesù, ma solo delle sembianze umane di Gesù. Tra gli apocrifi si distingue anche il Vangelo di Tommaso, che è stato attribuito a Tommaso l'Apostolo, come accade sempre nei Vangeli apocrifi, portano sempre dei nomi importanti per accrescere l'autorità di questi testi. In realtà non sono stati gli apostoli a scriverli. Comunque, questo Vangelo è interessante perché non raccoglie la vita di Gesù, ma i detti di Gesù, che poi in realtà non sono i detti di Gesù, ma sono comunque dei detti molto interessanti che appartenevano a questa antica comunità cristiana. E adesso vi do anche un assaggio, un detto di Gesù dal Vangelo secondo Tommaso. Se chi vi guida vi dice: sì, il regno è nei cieli, allora gli uccelli del cielo saranno in vantaggio. Se vi dicono che è nel mare, allora i pesci saranno in vantaggio, ma il regno è dentro di voi e fuori di voi. Quando vi conoscerete, allora saprete che siete voi i figli del Padre vivente. Ma se capita di non conoscere voi stessi, allora restate poveri e siete la povertà stessa. Spero davvero che questo breve approfondimento dei Vangeli apocrifi abbia potuto essere d'aiuto per capire almeno che cosa sono, che possiamo leggerli, dove possiamo trovarli, che sono utili e allo stesso tempo anche pericolosi. Come ultima cosa, prima di salutarvi, invito chi ci segue per la prima volta a iscrivervi e attivare la campanella, così potete seguire anche i prossimi approfondimenti al Vangelo. E potete anche seguire il Vangelo di oggi con il commento e la benedizione tutti i giorni. Ciao ciao, abbi cura di te.